In questo momento è aumentato il senso di consapevolezza da parte di tutti quanti i consumatori. C'è un tema rilevante che questa maggiore consapevolezza impone maggiore attenzione sia da parte della filiera di produzione che della distribuzione. In ragione di ciò, le informazioni sulle etichette hanno fatto molto, la provenienza delle materie prime, l'attenzione a come si utilizza il personale quando si lavora, sono tutti elementi che possono e debbono fare la differenza. La verità è una: per una marca, che sia essa quella di un distributore o una marca industriale, si deve passare da quella che era una volta una fiducia tecnica. Fidati perché te lo dico io, era quello che bastava fino a tutti il finale degli anni 90, ad una fiducia invece che più personale. Fidati perché sto dalla parte tua. Quindi l'impresa oggi ha il dovere di scendere in campo, di passare dal posizionamento a prendere posizioni, delle volte anche scomode. Sostenibilità la si declina in diverse maniere, significa nell'essere attenti a ciò che produce il territorio e quindi prevalenza nella propria di offerta di prodotti che sono del territorio, selezione di questi. Dico, è semplice per me dirle Sapori Dintorni, che è la nostra linea che enfatizza questo, è anche altrettanto semplice dire che almeno il 20% dell'offerta che noi abbiamo in tutti i nostri territori è declinata con prodotti che sono del territorio. Essere impresa attenta a queste che sono nuove tendenze di benessere, di sostenibilità, del bio. Per noi ha significato per esempio fare la linea Verso Natura, che tocca esattamente questi fattori. Il tema dell'attenzione a tutto ciò che ci sta intorno è qualcosa che caratterizzerà i prossimi anni. D'altronde, poi noi siamo un'impresa cooperativa, devo dire, ed è in noi questo. Ciò che abbiamo ricevuto lo dobbiamo restituire, ed è nei principi della cooperazione, arricchito per i soci che saranno di domani. Questo ancora di più vale per i cittadini. Storytelling significa sì raccontare storie, ma soprattutto raccontare storie credibili, e oggi le storie sono credibili e sono verificabili nello spazio di settimane. Una volta erano verificabili nello spazio di anni, oggi invece no, e quindi per parlarne bisogna farle.